Salve, mi viene da ridere perché ne sento un'altra sul fattore. Insomma, in Italia, io penso che veramente l'Italia è un paese che a volte se circonda del ridicolo incredibile. Ne uscirà una, un'altra che insomma hanno invitato Schettino alla Sapienza a Roma per insegnare agli alunni, per far capire agli alunni come ci si comporta quando una nave affonda. Schettino. Lezione di panico. Allora, io dico, ma veramente, no, guarda, veramente, proprio non ci stanno limiti, guarda, veramente non ci stanno limiti nel ridicolo. Ma tu vedi uno che sa, lui è stato il primo a cannare la nave. A saltare giù dalla nave, andarsene proprio come ha visto che è, subito è sceso giù, subito è sceso giù, e tutti quanti erano rimasti su, tutti i naufraghi, insomma quelli. Lui invece da sta su, da sta dentro alla nave, e magari ha cercato a defluire, a vedere come stavano le persone, insomma, tu sei il primo che te devi preoccupare, il comandante, devi essere l'ultimo a lasciare la nave, l'ultimo. L'ultimo che fai è stato prima a nattere, a tagliare la corda, da giù, poi da chiamare il comandante, quello non mi ricordo, il comandante, quella telefonata famosa che si è sentita, il comandante, Schettino, un ordine, devi tornare a bordo. Insomma, si era incazzato come una bestia, mi pare giusto, cazzo, e lui non sapeva che cazzo fa, era giù sotto, era lì sotto, già stava a bar a bere. Questo già stava a bar a bere della corda. Mentre si guardava la nave che affondava, e lui dovrebbe dare lezioni di panico, come comportarsi quando succede una cosa del genere. Lui è stato prima proprio a tagliare le gambe, quello si è proprio lanciato. Ma veramente è una cosa scandalosa, una cosa scandalosa. Ma ancora come fanno a girare? Questo dovrebbe stare in galera, dovrebbe stare e va in giro a dar corsi, informazioni, a dire quello, tutte le stronzate. Come la settimana scorsa da Ischia, lui in vacanza, se non era per lui la nave non sarebbe mai tornata, non l'avrebbero mai riportata, insomma, a Genova, perché è stato lui a farla. Ma io dico veramente, guarda, è una cosa scandalosa. Ma poi lo invitano, è vero che lo invitano pure, lo invitano, ma dico, ma in un senso di vergogna, ma non ce l'avete? Dico, io non lo so veramente, io capisco che magari a qualcuno forse farà pena, so, non lo so, forse farà pena, non lo so, però veramente è uno schifo, ecco perché. Dico, uno dice, poi dice l'Italia viene guardata in un certo modo, ma porca puttana, è stato lui l'artefice a far affondare la nave, a fare tutto sto cazzo di casino che è costato milioni di euro e morti, e lui va in giro a dire come si comporta e. Ho detto veramente, sto paese è proprio alla. Boh, io quando ho visto questa notizia, insomma, mi viene da ridere perché dico, ma non è possibile, ma com'è possibile? Lui insegna come affrontare il panico. Ti sei dato a gambe, ti sei proprio lanciato dalla nave. Invece da stare lì a spiegare, insomma, veramente come bisogna fare, come far defluire. È stato il primo a nascere, è stato il primo a nascere, a lasciare la nave. Prima a nascere. Il comandante si sa che è l'ultimo. Magari muore con tutta la nave. Tipo, non so se avete visto il film quello di coso, Titanic, il capitano è morto con la nave, ha cercato di salvare tutti e poi alla fine lui muore, il comandante. Perché è così, perché deve essere così, devi essere tu quello che devi cercare da avere la responsabilità sui passeggeri e tutto quello che. Sei tu il principale artefice della salvezza delle persone. Non che sei il primo che te dai. Che insegnamento vuoi dare così? Ma io non è che me la piglio con Schettino, perché questo ormai è diventato, ma non è i talk, né cose, tutto. Io me la piglio con sta gente qua, che pensate in Italia che cazzo di persone che esistono, direttori della Sapienza, sta gente qua che invitano sto personaggio che ha creato un danno immane, una figura di merda in tutto il mondo, e poi va girando spiegando quello come si fa, come non si fa. Vabbè, lasciamo perdere. Ecco l'Italia come sta messa, come cazzo sta messa. Vabbè, raga, questa è l'ennesima cazzata, insomma, l'ennesima stronzata italiana di un paese che magari invece da far vedere che c'è sta qualcosa di buono, che rimane qualcosa di buono di questo paese, ne ha sempre più una merda, sempre più stronzata e sempre più figura di merda. Questo è il problema di questo paese.
Vabbè, io vi saluto. Grande Schettino, continua così, fatevi da tutte le parti, più aver culo ancora sti coglioni, perché i coglioni sono quelli che lo invitano, non è lui. Ciao, raga.